Salve a tutti e benvenuti nel gameplay di Watch Dogs 2. Allora, Watch Dogs 2 è un gioco che giocai all'uscita praticamente, quindi nel 2016, credo. Allora, principalmente l'ho voluto giocare perché mi volevo redimere dal primo, perché il primo, detto con molto francesismo, era una merda, perché aveva dei grossi errori, veramente grossi, ma soprattutto non riuscivo a giocarci perché i controlli erano molto legnosi. Di conseguenza ho detto ok, proviamo il 2, di conseguenza l'ho comprato. Eccoci qua, allora, non mi ricordo quasi niente di Watch Dogs 2, addirittura l'ho installato poco fa, per come potete vedere dalla barra che si sta caricando sotto. Quindi iniziamo una nuova partita. Molte delle cose me le ricordo perché riguardano l'hacking e molte meccaniche dell'hacking mi sono ancora familiari perché sono molto intuibili. Nota che in qualunque momento puoi cambiare la difficoltà del gioco. Cerca. No, beh, noi la manteniamo normale perché noi siamo, cioè almeno io sono abbastanza nabbo. Comunque, iniziamo questa nuova avventura. Ha molto le meccaniche di GTA V, che tra l'altro ho intenzione di farci pure un gameplay perché mi manca abbastanza, perché mi divertiva tantissimo, ho passato praticamente 2 estati intere a giocare a GTA, fra cazzeggio, fra missione secondaria e storia principale, insomma, me lo sono goduto abbastanza, quindi sarebbe bello rispolverarlo e soprattutto rigiocarlo su Next Gen. Quindi prossimamente troverete anche il gameplay di quel gioco. Allora, iniziamo. Allora, siccome l'ho giocato sempre su PlayStation 4, Watch Dogs 2, molti degli obiettivi, molti per non dire praticamente tutti, almeno di quelli della storia principale, li ho sbloccati tutti, quindi se vedrete, cioè se non vedrete comparire gli obiettivi che si sbloccano solitamente quando si gioca la prima volta Watch Dogs 2, è perché già l'ho completato, quindi per questo. In caso se vedrete dei nuovi obiettivi vuol dire che sono riuscito a fare qualche magheggio particolare, quindi tutto è lecito. Ecco la tua iniziazione al Death Secretro. La tua missione, se vorrai accettarla, è superare la sicurezza della Bloom ed entrare. E infine eliminare il tuo profilo CTOS. Qualsiasi cosa abbiano su di me sono stronzate. E sono stufo di pagare per questo. Ragiona in più per fare pulizia. Noi osserveremo. Farò del mio meglio. A proposito, abbiamo preparato una playlist apposta per te. Spero che ti piaccia. Ok, allora, non me l'immaginavo così frettoloso all'inizio. Allora, sto notando una cosa che mi dà molto fastidio. Ok, opzioni di gioco. La camera mi sta dando molto fastidio. Allora, impostazioni, comandi, asse Y. Vediamo com'è. Oh, ok, adesso è molto meglio. Però non so se influisce. Ecco, influisce con la mira, merda. Vabbè, allora ce lo terremo così ci abitueremo. Scusate se magari ogni tanto vi farò vomitare con i miei movimenti rapidi di camera. Allora, una delle cose che non mi piace di questo gioco è che non ha un tasto atto per il salto. Devi saltare con R2. Ed è una cosa che a me dà molto fastidio perché io amo bunny hoppare dappertutto. La cosa di essere limitato nel saltare mi dà molto fastidio. Però, vabbè, almeno compensa con un buon comparto acrobatico il gioco perché il nostro personaggio, Marcus, mi sembra che si chiami, fa molte acrobazie. Allora, tra l'altro, l'ultima cosa, poi incominciamo ad entrare nel pieno del gioco. Mi scuso per l'icona in alto a destra. La starete vedendo perché ho fatto una prova di registrazione di montaggio per vedere come si vedesse il gioco anche su YouTube. Purtroppo, siccome non avendo un game capture, dopo per forza registrare gameplay con il registratore interno della PlayStation 4. Quindi in futuro, quando magari riuscirò ad accaparrarmi un bel game capture, registrerò i giochi tra l'altro con qualità superiore. Se avessi poi la PlayStation 4 Pro sarebbe ancora meglio, però tutto a suo tempo. Intanto ci godiamo questo gameplay così. Tra l'altro, sicuramente avrò trasformato il logo in qualche cosa o avrò messo una scritta semplice. Comunque, allora dobbiamo abbattere un.
Allora, noi abbiamo una pistola che penso sia stordente, però preferisco l'approccio corpo a corpo, quindi avviciniamoci stealth. Tra l'altro io faccio cagarissimo nello stealth, mi faccio scoprire praticamente subito, ecco come ho voluto far dimostrare. Madonna che culo. Vabbè, ma se io facessi così, ecco. Madonna, 3 ore di bile per niente. Ok, allora devo girare da quella parte, quindi devo passare forse di qua, ci sono altre. Ma se facessi. Comunque sei veramente stupido che non te ne accorgi. Ma com'è che non gli arrivano i colpi? Madonna, piano, fai piano. Voilà. Ora quello sicuramente sarà attirato dal suo compagno stordito. Ok, no, non mi sta vedendo. Voilà. Ah, ma droppano qualcosa. Dei soldi. Ah, allora scusate, devo andare indietro pure. Ok. Perfetto. No, l'altro non ci voglio ritornare perché sono pigro. Perfetto, allora. Dai. Allora, io la prima missione un pochettino me la ricordo perché è appunto la missione più facile del gioco, essendo la prima. E Marcus praticamente è sottoposto ad una prova di hacking. Trova il terminale a circuito chiuso. Ah, ok. Allora, qua bisognava fare tutto questo parkour. Ah, ok, eccolo qua. Ah, tra l'altro con L1 si attiva il meccanismo di hacking che ha Marcus. I comandi sono molto intuibili e fortunatamente non sono come il vecchio Watch Dogs perché, per esempio, se io facevo questa. No, non questa. Questa cosa e io giravo, il personaggio non si girava, continuava a camminare in avanti. Ed era una cosa fastidiosa. Comunque. Allora, ci stiamo infiltrando tra l'altro al momento con una facilità assurda. Stai perdendo tempo. Mi scusi. Non è entrato. Ma non è vero. Beccato. Ecco, infatti, eccomi. Eccolo qui. Ha una pistola. È un problema. È per i problemi che vi servo, no? Cosa Hollow vuoi? Why Sono Marcus. curiosa. Troppo tardi. È dentro. Di già. Sinonimi, grazie. Voglio una risposta vera. Non mi piacciono gli alieni, né i videogiochi. Non è un alieno e basta. No, dai. Solo io ho problemi con il telefono. Oh mio Dio. Oh mio Dio. La sicurezza impreparata davanti al pericolo. Ma chi Va è? bene. Ascoltavo. Dovremmo arrivare di sopra. Scusate, ma sto combattendo un pochettino con la camera. Che non sono abituato a girare nella. Cioè, se io vado a sinistra, non sono abituato a spostare la camera a sinistra, a guardare a sinistra. Se io sposto il grilletto verso sinistra, di conseguenza mi viene da, come dire, da mandare la camera verso destra. Quindi è un pochettino frustrante. Però penso che mi abituerò. Che scusate, qua che cosa c'è? Niente, una macchina del caffè. Che al momento ce la sbattiamo in culo. Quindi andiamo avanti. Trova la chiave d'accesso. Trova e tieni la chiave d'accesso Premier. Ah, ok, il NetHack. Sarebbe questa cosa qua. Ok, questa cosa me la ricordo. Ah, ok, era così semplice. Ok, allora possiamo ritornare indietro. Spegniamo sta cosa che mi sta venendo da vomitare. Ah, perfetto. Ah, posso tra l'altro premere una volta per riuscire ad aprire le porte. Perfetto.
Altra meccanica che ho ricordato tardi, però. Allora, qua c'è una porta, ma là si va da una parte, quindi vediamo un pochettino cosa c'è sopra. Ah, la stessa porta, vabbè. Merda, 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 merda santa. Ma perché non arrivano i colpi da questa distanza? No, 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 tu non mi vedi, non mi vedi. Cresciuto a Merda, Oakland. devo salire sopra! Il punto è che gira attorno al DedSec da Che un po' e culo. tutti si fidano di lui. Ho pensato di metterlo alla prova. Alla difficoltà massima, nessuno Voilà. ha mai cancellato il suo profilo CTOS prima d'ora. Voglio vedere se è furbo, testardo o entrambi. Merda, no, sono testardo, cazzo, mi sono fatto scoprire subito. Madonna, ma sono una sega. Merda. Ok. Hackera velocemente, hackera, hackera, hackera. Merda santa. Ma dove cazzo mi spara? Nasconditi. Ma dove? Ah, là sopra. Vaffanculo. Io devo uccidere questi qua sopra che già mi stanno rompendo tre quarti. Voilà. Con il mio yo-yo conquisterò il mondo. Dagli pure tu. Ok, e quest'altro ce lo siamo pure levati dalle palle. Mi sono cacato sotto. Aspettate, questi droppano denaro e ho bisogno di denaro. Che già comunque ne abbiamo abbastanza. Non me l'aspettavo, però più ne abbiamo meglio è. Ok, mi sa che adesso non mi romperanno le palle, fortunatamente. Quindi procediamo. Cancella il tuo profilo, disattiva la torre server. CTOS lo mostra come primo sospetto per i furti high-tech, quindi. È stato dentro. Lavori socialmente utili. Insufficienza di prove. C'è solo il CTOS e gli Merda. algoritmi predittivi. Ma se sei nel sistema. Resti nel sistema. Ah, ok, non ti puoi allontanare in una determinata. Da una determinata zona perché altrimenti si annulla. Questa cosa è tra l'altro. Troia! Ce l'ha fatta! Ma non ha molto tempo prima che arrivino i rinforzi. Stavo dicendo, questa cosa è. C'è anche in altri giochi. Vedi per esempio Mirror's Edge Catalyst. Faccio sempre riferimento a quel gioco perché mi piace molto. Quindi lo utilizzo anche come un esempio. Infatti questo gioco sotto certe meccaniche mi ricorda anche Mirror's Edge Catalyst, anche dal fatto della città distopica, che è più o meno la stessa cosa, penso. Più o meno. Dov'è che devo andare? Madonna, la camera. Ah, qua, ok, questo non l'avevo visto. Ok. Madonna però che. Qua è quando ci siamo infiltrati nei dogs in Mirror's Edge, appunto. Ci saranno almeno 50 gradi lì dentro. Ah, però in compenso se dovessi cadere non ti fai chissà quanto male, dai. Diamogli fiducia. Per me ce la fa. Sì, che ce la facciamo, noi siamo degli hacker professionisti, altro che voi. Intanto noi ci stiamo liquefacendo. Perfetto, più semplice non si Manchester poteva. è il Il primo nella storia. È come trovare il livello segreto delle mucche. livello segreto delle mucche. Perdonami, ma non ho colto la citazione. Scusate, sarò ignorante io però. Ok. Merda, ma questo che cazzo ci fa qua? Io ho sparato attraverso il vetro. Nonna, mi sono cacato sotto. No. Merda, sbrigati.
Madonna, ma sei lentissima a ricaricare però. Vabbè, sicuramente lo dirai, io sono un hacker, non sono un tiratore professionista. Che sto andando ad intuito perché questa parte più o meno me la ricordo. Completa il bypass della rete per sbloccare. Risulto in fuga ma senza nessun motivo. Guardate quello là. Non mi vede. Ah, ok, scusate. Ah, ok, allora, questo gioco mi ricordo. Ok, infatti. Ok, allora ricordavo bene. Allora, questo gioco è molto ricorrente cioè, lo vedremo molte volte nel corso appunto di questo gioco di Watch Dogs 2. Praticamente si tratta di collegare i fili, chiamiamoli così, da una fonte che è tipo questa, e attraverso questo meccanismo di incastro dobbiamo farlo collegare dall'altra parte. Quindi, tipo, facciamo così e facciamo così e siamo a posto. Ora, ok, perfetto. Chiaramente più andiamo avanti nel gioco più troveremo difficoltà in questi tipi di enigmi. Purtroppo sono anch'essi ripetitivi, però vabbè. Almeno ci fonderemo un pochettino le sinapsi. X, tipo uomo pallido, devi morire. Che brutta questa cosa. Cioè, qua ricorre anche un po' di razzismo, secondo Che stronzata. me. Vabbè, magari l'hai fatti veramente quei reati. Eliminare tutte cose. Così ce le siamo levati un pochettino dai coglioni. Dai. Vuoi eliminare? This is gonna run away? Sì. Crea un nuovo profilo online. Ah, va bene. Ah, vabbè, ma cambia semplicemente l'età e l'occupazione. Pensavo ci fosse qualche caratteristica particolare. Vabbè, allora scegliamo il primo, così random. Lascerò aperta una backdoor nel sistema per poter rientrare quando voglio. Scusa, Bloom, abbiamo una faccenda in sospeso. Via dai in culo. Sto andando via, prendilo. Sì. Ah, ma loro erano là fuori. Ok, quando mira un oggetto tieni premuto L1 per aprire il modulo hacking, poi premi X, attiva la funzione dell'oggetto, imposta l'attivazione della pressione. Ok, questa cosa me la ricordo pure. Ah, ok, perfetto, ricordavo bene. Praticamente questi cosi si trovano un pochettino in giro nella città. Un pochettino in giro, cosa ho detto? Si trovano in giro, insomma, per la città e servono per distrarre i poliziotti, se così li possiamo chiamare. Ma aspetta, ma dove devo andare? Mi indica giù dall'altra parte, non lo so. Comunque, noi prendiamo di qua. E servono appunto per abbatterli e farli distrarre e poter andare avanti con la storia. Allora, dobbiamo scendere, quindi usufruiamo delle scale e corriamo come dei malati senza farti vedere, per carità. No, qua si sale. Non vedi nessuno, ma allora sei cieco, scusami. No, che è quella cosa? Vabbè, ma io me ne vado. Posso saltare di qua? Aspettate, forse posso saltare. Perfetto. Ma forse posso. No, merda! Merda! Vabbè.
Ci siamo rotti due menischi, però comunque fa niente. Ok. Ah, ok, siamo arrivati. Ma scusa, non risultammo in fuga, come mi hanno trovato? Lo prenderanno, aiutalo. E ora dove cazzo vado? Ok, ok. Fanculo, Bloom! Ah, proprio delicati. C'è tipo... Okay. Chicago divenne il prototipo delle Smart City grazie al CityOS, un sistema operativo cittadino che coordinava dati di polizia, sicurezza e trasporti pubblici. Con qualche centinaio di righe di codice, gli hacker sono riusciti a entrare nei server principali e a disattivare la rete. Molti hanno pensato che l'attacco avesse fermato l'idea di Smart City, ma non è così. Coordinato dal cuore della Silicon Valley, il CityOS 2.0 è stato implementato in tutti gli Stati Uniti, inaugurando l'Internet delle cose, 6,4 miliardi di dispositivi collegati che servono da punti di raccolta dati, mappatura e registrazione dei movimenti, creando un sistema più sicuro ma più invasivo. Ma chi altro ci ascolta? Il Grande Fratello non lavora da solo. Migliaia di piccoli fratellini controllano i vostri spostamenti, costruendo un vostro profilo digitale completo da comprare, vendere o rubare in un istante. I giocattoli studiano i bambini informando i produttori dei loro gusti. Applicazioni, console e sistemi di sicurezza offrono alle aziende una finestra sulla vostra vita privata. Chiunque può controllare in remoto la vostra auto o il vostro cellulare in qualsiasi momento. Forse vi credete immuni o sottovalutate il pericolo, ma la vostra impronta digitale è alla portata di chiunque. Le compagnie assicurative usano algoritmi per prevedere le vostre abitudini. Quelle sanitarie prevedono se un cancro può essere curato a basso costo. I motori di ricerca e i newsfeed infangano i candidati per influenzare il vostro voto e pianificano rivolte sociali. Ormai avete meno valore dei dati che producete. Questa è la nuova realtà. Nascondersi non è più possibile. Con la crescente minaccia alla libertà personale, in molti si sono fatti avanti. Informatori, attivisti e hacker sono scesi in campo per vigilare su quello che succede. Ma sono anche loro una minaccia o sono gli ultimi paladini della nostra libertà? Sono gli ultimi paladini della nostra libertà. Direi la seconda opzione. Comunque, scusate se non ho parlato, ma non lo ricordavo così interessante questo video, questa cutscene, insomma. Quindi? Sono dentro. Benvenuto nel DedSec. Oh, oh. Io sono Sitara. Questo tenerone qui è Josh, meglio noto come Hot Sauce. No, tu sei Hot Sauce! Ehi! Lacca la confraternita, roba seria. Grazie. Quello strano è Branch. Le esigenze di molti. E questo Casanova è Orazio. Come va, fratello? Bene, fra. Bella crew. Ci avete messo una cifra a venirmi a prendere, eh? Avete visto le stronzate della Bloom? Il CityOS non regola solo le infrastrutture. Quell'affare raccoglie un sacco di informazioni personali. Giuro, è da cagarsi addosso. Già, sono il Grande Fratello e il Piccolo, uniti in una cosa sola. Vede tutto ciò che fai e fa la spia. Grazie, Josh. Come la sistemiamo? Martelli e fiamme. No, martelli in fiamme. Oh. Ehi, quel posto è così pieno di dati che possono rifiutare la vostra domanda ancora prima che l'abbiate inoltrata. Congratulazioni, sei stato pre-rifiutato dalla nostra carta di credito. La casa o l'assicurazione, cazzo. E quella non è neanche l'ipotesi peggiore. Tutti quei dati nelle mani del governo. Possono arrestarti prima ancora che tu muova un dito. Già, mi è successo. E ora so anche perché. Sapete che c'è... Col cazzo! Che si fottano! Siamo hacker! Siamo più furbi, più coraggiosi! Io dico che è il momento di buttare tutto all'aria! Mostriamo al mondo cosa... Cosa vuole fare la Bloom? Diciamo a tutti che i loro dati personali vengono usati per rubarci la libertà, cazzo! Cazzo!
installato una backdoor, dobbiamo solo passarci attraverso. Ehi, aspetta. Che cosa? Ha installato una backdoor, dobbiamo solo attraversarla. Bingo! Ehi! Sai che ore sono? Oh, sì, certo. Faccio io. È un po' tardi per fare jogging, no? Ehi, mica starei scappando dalla polizia. E se fossi io? Ehi, ma tu... Ma io ti conosco. Buon divertimento. Stronzo. Spia questo, bastardo! Fanculo, Brum. Adesso vado e mi diverto una cifra. Ah, ho capito perché... ha agito così. A quanto pare questo tizio qua decaffeinato è sicuramente un poliziotto che lavora alla Bloom, quindi essendo questa città sottoposta a un controllo veramente forte ha detto ok, magari mi ha spiato il telefono, nonostante comunque sia chiaramente ubriaco. Ha detto ok, butto il telefono, lo mando a cagare, perché sicuramente mi avrà mandato a puttane tutte cose. Pronto? Di chi è sto telefono? È il tuo nuovo telefono. E dov'è il mio? Nell'oceano, ce l'hai tirato tu, credo. Non ricordo, ero fuori come un balcone. Senti, vediamoci all'hackerspazio. Dov'è? Guarda le foto e lo capirai. Madonna, però sta durando quanto un cortometraggio questa cutscene. Però sono molto, molto belli i dialoghi. Soprattutto la storia è molto figa. Tranne le texture del viso, che mamma mia. Ok, si sono riprese. Di chi è questa casa? Ah! Hai capito. Ed eccoci qua al cinepanettone americano. Watch Dogs 2. Ma proprio noi incuranti dell'aspetto estetico, proprio senso del pudore, addio. No, eri brillo, magari. Mettiti addosso qualcosa e ti dirò dove andare. Oh, dovrei tenere il cellulare pronto oggi, perciò vai sullo store e scarica quello che devi prima di venire qui. Merda. Va bene. La camminata della vergogna. Comunque, ma noi eravamo qua, no? Boh. Comunque, allora siamo a San Francisco. Questo me lo ricordo perché insomma, è impossibile dimenticarsi di una città figa come San Francisco. Allora, installa Noodle Maps sul telefono. Ok, App Shop, immagino sia l'App Store praticamente. Eccolo qua, Noodle Maps. Che tra l'altro ha molta assonanza con Google. Noodle Google. Però... carina questa cosa. Che l'abbiamo installata. Eccolo qua. Comunque lo sfondo non è dei migliori, fatelo dire, Marcus. Capisco che ti hanno buttato il telefono quando dormivi, però modificatelo quando hai tempo. Noodle Maps. Visita negozi e chioschi di abbigliamento per acquistare. No, non l'avrei mai detto. Magari entro in un negozio e compro un paio di pentole antiaderenti. Ah, ok, perfetto. Finalmente la mappa della città. Allora, dobbiamo trovare un negozio. Ma noi dove siamo in tutto questo? Dove siamo? Boh, vabbè. Ah, eccolo qua. Ah, perfetto. Teletrasporto. No, vabbè. Ho sbagliato a premere, volevo indicarmela, però... se c'era il teletrasporto ancora meglio, dai.
Perfetto, dai. Dai, veloce, veloce. I caricamenti sono un po' lenti comunque, però capisco che si sta caricando un mondo open world, quindi... Ok, eccoci qua. Scusate il mio déshabillé, però... Ora mi abbigliai subito. Vabbè, non sto qua a perdere tempo a mettermi cose fighettine, mi metto una cosa semplice. Però che sia possibilmente di... stilosa, insomma. Mamma mia, quanto fanno cacare queste cose. Boh, mettiamoci tipo un giubbotto di pelle aperto. Possibilmente nero. Vabbè, utilizziamo questo. Madonna, 399 euro! Vabbè, ma venditi un rene a sto punto e ti compri tutto il negozio. Occhiali. Noi abbiamo occhiali? Vabbè, restiamo con questi. Vabbè, cappelli. Madonna, pure i cappelli, proprio ci vuole un occhio della testa per... Questo pure è figo. Vabbè, sì, dai. Non credo che i soldi servono a molto in questo gioco. Poi non lo so, forse sto dicendo una minchiatona di quelle potenti, però... vabbè, svestiamoci in maniera decente. Vabbè, tra milioni di virgolette decente, però. Basta, dai, le scarpe e poi, per carità. Mamma mia, che orripilanti che sono queste scarpe. Vabbè, queste, dai. Perfetto. Ok, scusate, mi stavo grattando l'orecchio. Allora, dobbiamo raggiungere l'hacker spazio. Abbiamo ottenuto follower. Dove sei? Ti mando la posizione e il codice per la porta. Fosse così facile avere dei follower. Ah, allora, io prendo in prestito quest'auto. Vabbè, sì, accelera, i comandi che... facilmente intuibili. Mamma mia! Scusate, non me l'aspettavo. La provo da 0 a 100 in 4 secondi proprio. Ah, ok, apriamo le mappe che sicuramente ci avrà indicato la... Ah, ok, finalmente si vede dove siamo. Noi siamo qua. Madonna, ma dov'è? Ah, vabbè, in centro città, al Mission Dolores Park. Mission Dolores Park, scusate, ma... Ok. Aggiungi destinazione. Ok, questo è il nostro headquarter, quindi andiamo. Ah, vabbè, ma ora ci dobbiamo fare una trasferta di quelle infinite, però... Vabbè, nel frattempo ci godiamo un pochettino il panorama. Ah, tra l'altro mi ricordo che in questo gioco ci sono pure le meccaniche di... ci sono delle meccaniche di hacking in cui tu puoi, per esempio, distruggere dei tombini, farli saltare in aria, tipo questo. Ok, scherzavo. Oppure puoi spostare le macchine, solo che non me lo ricordo come si faceva. Frena! Mi scusi. Madonna, cosa è volato? Vabbè, ok, eccolo qua. Scusate, ragazzi. Sono un coglione, chiedo perdono. Solo che non me l'aspettavo e mi esplodesse sotto il culo. Vabbè, piccolo fail. DeadSec. Ma dove siamo in tutto... Ma dove siamo? Dove siamo? Perché sono lontano dalla strada e sono finito nel cortile dello zio Peppe? Scusate, non fate caso a me. Ok, devo prendere una... Ma posso prendere quell'auto, la stai lavando giusto giusto, quindi ne approfitto per prenderla in prestito. Quello interdetto non è che agisce, non fa niente. Grazie. Arrivederci. Ah, ma devo reindicarmi di nuovo l'obiettivo. Madonna, dove siamo però? Non posso teletrasportarmi, no, chiaramente. Vabbè. Stiamo andando dalla zona diametralmente opposta, quindi giriamo. Mi scusi, signorine. Guardate i pali, mamma mia come si spezzano. Non so se l'avete visto. Aspettate, abbatto questo palo, guardate. I grissini proprio. Mamma mia, scusate, lo devo rivedere.
Questo mi ricordo ce l'ha pure nel primo Watch Dogs. Tra l'altro ho visto pure una recensione di... Mi sembra che era quei due sul server, mi sembra. Che hanno fatto appunto la recensione di Watch Dogs. Mi ricordavo che questa meccanica c'era anche nel primo. Quindi complimenti agli sviluppatori per aver mantenuto questa meccanica ripinata. Tra l'altro che figata questo blur che c'era quando uscivamo dalla galleria. Comunque. Mi piace pure il movimento sfocato insomma, dell'auto in corsa, è molto figo, mi piace. Rende, dà più profondità al gioco ed è molto figo, molto molto bello. Questo sarà il ponte di Brooklyn. No, no, che cazzo dico? No, non lo so, comunque. Tra l'altro stiamo percorrendo la stessa distanza che percorreremmo noi nella vita reale, cioè comunque la logica dei giochi open world, chiaramente. Vabbè, ovviamente non la percorreremmo tipo a 400 km orari in autostrada con questa velocità, chiaramente, però qualcosa del genere. Ah, ma io posso hackerare pure le macchine. Che cazzo è successo? Ah, vabbè, sì. Madonna, mi scusi. Già è ridotto uno schifo la macchina, ma com'è possibile? Ma che era questo? Mi scusi, non l'avevo visto. Madonna! L'ho spedito su Giove, l'ho spedito. Mi scusi. No, no, dove sto andando? Di qua. Madonna, frenata tattica proprio. Mi scuso se sto guidando un pochettino male, un pochettino. Molto, molto male, però sono un po' una sega. Lo sapete, io amo i videogiochi, ma sono una sega a giocarli. Quindi... Fa niente, dai. Tra l'altro, però, mi escono alcune volte degli slalom assurdi. Tipo questo, madonna! Ok. Posso andare a fare la Formula 1. Quella fasana, però, quella falsa. Ma stiamo arrivando? Vabbè, intanto godiamoci un pochettino il panorama della città. Guardate che figata. Tra l'altro, peccato che non si può fare del parkour sui tetti, tanto per tenere fede alla mia passione su Mirror's Edge. Vabbè, ma fa niente, dai. Frena! Intanto mi è partito il cofano. Stavolta non voglio fare l'errore di... Ok, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Ok, l'ho fatto scoppiare. No, non l'ho fatto scoppiare. Questo lo farò scoppiare. Voilà. No, merda, sto andando oltre la zona del... Ok, l'ho fatto scoppiare veramente. Magari non passo di là, magari utilizzo uno shortcut. Madonna, ma quest'auto in fiamme da... Dove era? Ok, eccoci qua. Siamo arrivati. Perfetto. Vabbè, posteggio qua che non dà fastidio a nessuno. Perfetto. Tutti Madre di chi? Dios, che cazzo c'è? Madre de Dios, mi ha ucciso. Ma deve entrare dentro? Sì, deve entrare dentro, mi sa. L'avete sentito? Cazzo, cazzo, attento. C'ha dei dialoghi questo gioco. Alcune volte fuori luogo, però divertenti. Tanto ci sono degli spagnoli in America. Apri. Tra l'altro, ci ha dato pure il codice, quindi. Lui impaziente, tipo, cazzo, ti apri? Ma bella questo dito medio che ci accoglie. Azione completata. Ah, finalmente, ora c'è una cutscene sicuramente. Il paradiso degli hacker. Dei crackers, ovvero, lo hacker. Josh e io ne abbiamo parlato, e dato che è da un sacco che vogliamo metterlo in culo alla Bloom. Allora, servono due cose per distruggere la Bloom. Convincere la gente che hai ragione e che non sei solo un troll. E un sacco di bot per gestire i dati elaborati dal sito Oh, S. questo tizio è l'unico che ci Abbiamo saluta. passato la notte a modificare la tua app, così i tuoi follower la scaricano e noi possiamo usare i loro processori. Ma è tutto vero, facciamo sul serio. Certo che facciamo sul serio, svegliati. Esatto! I barbari sono alle porte, You're not living dobbiamo a staccare dream. un po' di teste romane. Ci concentreremo su alcune operazioni d'alto profilo, perché se la gente vede e ride, poi si scarica la nostra app. Giusto.
Tranquillo. Inizieremo con una cosa divertente. Tra l'altro, regà, questo Marcus, gioco. eccoti qui, vivo e vegeto. Aspettate. Non ci contavo dopo il tuo giretto. Vieni qui, devo mostrarti una cosa. Ma perché mi parli nell'auricolare se sono davanti a te? Cioè dietro di te? Vabbè. Stavo dicendo, questo gioco mi ricorda molto un film che mi sono visto sempre nel periodo in cui ho giocato a questo gioco, forse dopo, non me lo ricordo. Però mi ricorda un film che in questo minuto non mi sovviene. Che riguarda... allora, praticamente parla di un gioco... Non è obbligo verità perché non l'ho visto e ho intenzione di vederlo solo per magari farci una recensione cattiva nel mio canale principale, che sicuramente sarà una merda un film del genere, però ho la curiosità di vederlo. Vabbè, comunque, mi ricordo un gioco in cui sei obbligato a fare una determinata azione per avere dei follower. Cioè i protagonisti di questo film devono fare delle azioni stupide, tipo che ne so... Una scena che mi ricordo è c'è una ragazza che cammina da una finestra all'altra di un'abitazione con una scala a pioli poggiata nell'estremità della finestra, insomma. E deve camminare e arrivare dall'altra parte. E tutti riprendono e... Insomma, per avere follower. Non, mi sono spiegato un po' male, però... Vi prego, ditemi di che film si tratta perché io non me lo ricordo. Comunque, parla. Che cazzo ci devi dire? Amira, la nostra app di ricerca open source. Ecco, beh, tutti noi qui condividiamo i punti deboli che troviamo e incoraggiamo gli altri a condividere lavoro, ricerche, beh, eccetera. Ok, ma che fa un'app di ricerca? Amplia le conoscenze? Ricerca? Ci rende irresistibili agli occhi di chi ci piace? Cosa? È un po' come conosco il Kung Fu, insomma. Se il Kung Fu fosse di moda e non facesse così 1999? Certo. Che devo fare? App ricerca. Ah, ok, qua ci sono tutti i vari obiettivi. Cioè, obiettivi, le varie skills, insomma. Botnet, modder. Quello che possiamo... Sono tentato di fare questo. Ah, che... Aspettate, magari questo ce lo sblocchiamo un po'. Ah, ecco come si hackeravano i veicoli. Neutralizzazione automatica. No. Precisione di tiro. Vabbè, al momento non credo ci sarà una modder. Questo potrebbe anche servirci. Oddio, non lo so cosa sbloccare. Cioè, più o meno... Aspetta, controllo remoto. Ah no, questa. Crea di diversivo. Questa è quella che mi ispira di più. Va bene. Ah, abbiamo utilizzato due punti potenziamenti, madonna. Vabbè. Parla, che cazzo vuoi ancora? Della tecnologia. Stampante 3D. Questa è la regina delle stampanti. Può produrre un intero arsenale di armi letali. Sul serio? Già. Se sai usare... Dalla copertina mi sembra una cosa molto frufru comunque. Mi piace, ma non sono un hipster. Sì, se ne sei convinto tu. Ora prova a farci qualcosa, ma senza ucciderci. Ragazzi, guardate la troll face là. Modificato opportunamente, però. Stampante 3D. Ah, ok, qua creiamo il jumper. Lo voglio assolutamente il jumper. Ah, proprio così veloce. Mamma mia. Tra l'altro ha creato pure i circuiti interni la stampante 3D. Wow. Ma la voglio pure io questa stampante 3D. Cioè, mi posso creare a sto punto, che ne so, una PlayStation 4 Pro funzionante. Così risparmio. Cioè, per carità, col costo della stampante 3D me ne compro 4 di PlayStation 4 Pro. Che è questa cosa? Vabbè, questa penso ce l'abbiamo. Qua cosa possiamo aggiungere? Una pistola gratis. Compriamo questa. Cioè, compriamo. Utilizziamo questa. Tra l'altro io non capisco perché, non so se avete notato, ma c'erano delle altre armi che si acquistano. Ma se noi abbiamo la stampante 3D,
Che cos'è? Dove vanno i soldi? Cos'è che acquistiamo in realtà? Ma scusa, quest'arma ha la cosa dei giocattoli alla punta. Vabbè, usa la ruota per vedere le armi. Ah, un pochettino come GTA, no? Quindi se io faccio così, no. Faccio così, no. Com'è che si faceva? Ah, ecco qua, con... Ok, scusate, ma voglio provare l'arma. Ok, non me la fa provare, va bene. Parla con Oratio. Orascio. Orazio. Non so come si dica. Ah, eccolo là. E parliamo con Orazio. Tra l'altro è sul noodle lui. Felice di essere qui, davvero. Siete tutti hacker? Beh, è un requisito minimo per entrare nell'hacker spazio. Ognuno è specialista in qualcosa. Prendi Josh là in fondo. Passa il tempo a costruire cose fuori di testa. Ora è alle prese con un drone da paura. E Wrench? Anche lui se la cava. Ma è più bravo a smontare. E Sitara? È un artista e ne sa un sacco di grafica. Senza di lei, il DedSec se ne andrebbe in giro senza un volto o una voce. E tu invece? Qual è il tuo superpotere? Coordinatore tattico. O Mandriano di gatti, scegli tu. Porto il DedSec dove ha... Mandriano di gatti. Conosci il Primate? Sono degli hacker stronzi e figli di puttana. Sì, mi sono già scontrato con loro. Non è stato piacevole. Questo è il mio Marcus. Contattami quando sei pronto per partire e ti dico tutto. C'è sempre qualcuno che dà la caccia al Primate. Il tuo aiuto gli farebbe comodo. Ok, allora, qua l'addomestratore di gatti sicuramente ci offrirà una missione, però online. Online non mi interessa, anche perché non ce l'ho il PlayStation Plus, quindi... ok, dobbiamo parlare con la tizietta Sitara, mi sembra che si chiami. Giusto. Questo posto è pazzesco. Prima tenevamo traccia dei newsfeed qui, ma ora è la bacheca dei follower. E ci dice se siamo di moda? No, si basa su dati certi. Sai, come quanta gente ha scaricato la nostra app e quanta potenza di calcolo abbiamo. Fico. Ah, a proposito, sto mettendo l'app del DedSec sul tuo telefono proprio ora. Quando è pronta... Ma se ce l'ho in mano io? Clicca dove è indicato e poi vai al parco, così la proviamo. Molto bene. Ah, un'altra cosa. Ti metto un reminder nel telefono, così ti ricordi che cosa vogliamo. Cioè, la potenza di calcolo per fermare la Bloom. Va bene. Ma lo devo portare al palco... Al parco, perché gli devo far fare una passeggiata al telefono. Premi per aprire il telefono. Ah, eccolo qua. Ah, ok, qua ci sono le missioni principali. Vabbè, dai ragazzi, allora interrompo la parte qua perché già siamo a quasi un'ora di video. Mamma mia, il tempo passa con questo gioco. Vabbè, ci possiamo sedere? Riposa. Che figata! Si può impostare l'allarme. Un po' è come la mia sveglia, praticamente. Vabbè. Comunque, ci vediamo nella prossima parte. Ditemi che ne pensate di questo gioco. Ditemi di cosa ne pensate, tra l'altro, di come lo sto giocando, che lo sto giocando un pochettino in maniera molto sbarazzina, senza pensare, oddio, devo fare questo, devo fare la missione secondaria, devo fare quella, perché non le farò le missioni, cioè, tranne quelle che magari sono interessanti, magari le farò, poi vedrò in caso. Comunque, ci vediamo nella prossima parte, e niente, ciao ciao!